Eccoci qui a Vallelunga per gli Euro Womans. Senti, quando uno parla le lingue le sa tutto. Euro Womans, quindi campionato di motociclismo femminile. Quindi tu mi dici, andiamo, cara mia Flavia, che andiamo a vedere le donne che vanno in moto, sì, e che quasi quasi raggiungono i maschietti. Certo, sì, assolutamente. Ma sì, se i maschietti hanno le donne con l'ombrellino, qui le donne ci avranno l'uomo? Del T femminile Ducati, siamo con il responsabile Ducati Claudio De Angeli. Allora, come vi siete imposti in queste prove? Innanzitutto ciao, grazie. Ci siamo posizionati per il momento bene in attesa del secondo turno di oggi pomeriggio. Abbiamo Nina Prince, la nostra pilota che è iscritta nella categoria Superstock 1000, appunto col 1098, la nostra nuova moto. Per il momento è prima, ha strappato un gran tempo, la nostra seconda sempre con 1098 categoria Superstock, al momento è quarta. Siamo qui niente poco di meno che dentro al team Yamaha ufficiale PL Moto. Ma che spettacolo, due tonnine, niente male. Io so che tu, cara la mia Paoletta, sei arrivata quasi prima, sei seconda comunque. Due decimi e mezzo, delle sì, prove, tra poco saranno comunque le qualifiche. Sì. No, era la prima sessione di qualifiche, poi c'è la seconda. La seconda è solo. Sì. Quindi ci siamo, c'è un'altra prova e poi dopo bisogna abbassare sto tetto del 43. Buchiamo una gomma, insomma. No, passiamo le basta. Regolari. Invece tu ho saputo che sei prima della categoria dei 600. Sì, ho la polla. Hai fatto la polla? Sì, lo posso ridire, ho la polla. Ha la polla. Come è nata la passione per la moto? Io ci sono salita per divertimento, poi a farmi diventare pilota ci hanno pensato gli altri. Mi hanno chiesto comunque di cominciare a fare delle gare perché non andavo male nel cross, sto parlando, e abbiamo provato e ho ottenuto dei discreti risultati, sì, abbiamo continuato per questa strada. Ben Kate, nice to meet you. Welcome. This is a funny moon television. Nice to meet you. Same for you. Okay. Where are you from? I'm from Holland. Holland. Oh, sorry. How many girls in Holland make a race with a bike? Cioè, quante donne in Olanda vanno in giro con le moto? I think 10, 15, sort of that, yes. Percent? No, not percent. 10 or 50 in all Holland? In all Holland, ah, yes. It's small, part. It is. Ok, di soltanto 10-20 persone al massimo, donne, fanno moto in Olanda, anche perché è anche freddo, because it's very cold in Holland, no? Rainy! Pioggia, un casino. Revolution, oh yeah, I think I'm the fire.
Siamo qui con Paola Forlan, l'organizzatrice dei campionati europei. Allora, come sono nati questi campionati? Soprattutto che ruolo ha svolto l'Italia nella loro nascita? Dunque, la prima esperienza è nata in Italia nel 2004, un trofeo tutto femminile, ha avuto un grandissimo successo grazie appunto alla Federazione Italiana che ci ha creduto molto. E abbiamo fatto 2 anni e poi il terzo anno, dunque l'anno scorso, è nato proprio il campionato, quindi ha istituzionalizzato questo evento. E nel 2005 abbiamo fatto una prova, sempre promotrice la Federazione Italiana e la Federazione Europea, abbiamo lanciato così questo esperimento del primo campionato europeo della storia, della velocità. Quante femminile. Nazionalità partecipano? Partecipano circa 10 nazioni, vengono pilote dall'Inghilterra, dalla Francia, da Germania, Olanda, Ungheria, Slovenia, veramente dappertutto. Siamo qui nel team Celani. Ciao cara. Ciao. Alessia, come stai? Bene, bene. Stai bene? Sì, ho saputo che oggi sei arrivata terza, insomma. Siamo terzi nelle qualifiche provvisorie, giusto? Sì, sì, nel primo turno ho fatto il terzo tempo. Insomma, il tuo cognome è abbastanza famoso, nel senso, Alessia... Polly? Polita. Non è un nome a caso, ma perché il fratello che regge il Superbike, giusto? Sì, mio fratello fa la Superbike con il 1000. Ok, lui gareggia con quale casa? Suzuki, sempre Suzuki. Suzuki, siamo tutti a casa, tutti giapposotti. Sì. Nella MotoGP e la Superbike, i piloti sono tutti uomini, ok? Sì. E quando sono fermi, prima della partenza, ci sono le ragazze ombrellino. Sì. Ma qui... Invece ragazzo mio, stanno gli uomini ombrello? Sì. Gli uomini sdraio, ci stanno? Io ho il mio ragazzo, quindi... Questa volta ci troviamo nel Carpi Racing, ufficiale Honda. Buonasera a tutto lo staff, buonasera ragazzi. Io voglio subito intervistare un personaggio che è veramente spettacolare. Ciao Anna Lima. Grazie, è un grande piacere stare qui in Italia e vedere tutta la competizione della ragazza, è troppo bello. Voglio subitamente dire una cosa fantastica che Anna Lima voleva dire così. È una pilota o un pilota dir si voglia di quelli proprio che ai maschietti, i maschietti tremano quando giri tu. Sì, io la penso che hanno sì. Hanno un po' paura i maschietti, ok? Sì, voi la vedete piccolina, gracilina. Quanto pesi? Tanto per dire. 42 kg. 42, sono 42 kg di donnina che guida una moto, una Hornet. Sì, sì, che una pesa Hornet. Quanti chili pesa? Una moto 170 e... 170 e lascia. Io vorrei innanzitutto parlare con un boss qui dalla barba bianca ma dall'esperienza infinita. Corre dal 2004 nella velocità, prima ha corso nel motocross, ha vinto la prima volta che una donna vince un campionato nazionale contro gli uomini nel 2005 nella classe 125. Infatti quello che volevo chiederle, che faccia hanno fatto i ragazzi quando gli hai scippato il podio? Oh, non piace buon niente, buon nada. Sì, nessuno piace troppo di una ragazza vincere un maschio, un uomini. Carpi Racing, Honda ufficiale, ecco la pilota ufficiale, ma la pilota, il pilota, io non so più come dirla sta cosa, comunque finisce con A, quindi è femminile. Sì. Sharon Mari? Mermè. Sharon, cara mia, io ho saputo che tu oltre ad essere una grande pilota di moto, fai di tutto, carte, macchine, sì. Ma date pace. No, non me la do. Sono adrenalinica su qualsiasi cosa che abbia motore, quindi piacevo lo sì, sport mi piace veloce. Coltivare sia le 2 che le 4 ruote. Però tra le 2 e le 4? Meglio le 2. Poco la bella stagione. Sì, vero. Senti una cosa, ma io ho fatto anche questa domanda ad altri piloti come sì. Te. Io ho chiesto, no, nella Superbike, MotoGP, bla bla bla, quando gareggiano questi maschietti sono sempre delle grandissime, bellissime ragazze con questi ombrelli, ma voi ce l'avete l'ombrello man? Sì, diverse pilote scelgono l'ombrello man. E tu domani... ce lo hai? Io ne ho di solito 5-6, quindi abbondo, cioè proprio... No, perché già diciamo, mi stavo promuovendo come ombrello man, se non c'hai niente. Volentieri. Ma c'è un curriculum che si può mandare... No, va bene, basta che sia man, va bene tutto. Vabbè, è ombrello soprattutto. È ombrello. Niente, ti lascio, vedo che devi andare. Grazie. In bocca al lupo e vai così, eh. E vai piano e lascio sempre a cascata. Ecco, e sempre dagli gas.